Fabio Piubello, presidente del consiglio di gestione della cooperativa Promozione del Lavoro. La cooperativa nasce nel 1986 per rispondere a un problema di disoccupazione femminile nel paese di San Bonifacio. Poi però in 33 anni della sua storia si è ampliata a tal punto che oggi vanta 2000 soci lavoratori e gestisce tutti i servizi alla persona, dagli asili nido, scuole materne, handicap, psichiatria, servizi domiciliari e case di riposo. Allora, questo momento storico l'abbiamo affrontato prevalentemente con due obiettivi. Quello di preservare il benessere delle tutte le persone che noi, di cui noi ci preoccupiamo e che sono affidati giorno per giorno. L'altro è quello di tutelare la sicurezza di tutti i nostri lavoratori. Questi sono stati i due obiettivi che ci hanno portato avanti in questo anno difficile. E poi ovviamente cercando di stare al passo con tutto quello che l'evoluzione della pandemia ha portato, sia dal punto di vista dell'attenzione verso tutti i DPCM che uscivano, le varie direttive, e monitorando costantemente tutta la situazione. Allora, Promozione del Lavoro sta, diciamo, percorrendo due strade. La prima è quella di mantenere un consolidamento dei propri servizi e di quello che sta facendo e che fa da anni. Dall'altra, chiaramente, il nuovo scenario ci ha portato a riflettere internamente perché dobbiamo individuare quali saranno i nuovi bisogni che questa situazione comporterà nel futuro, perché sicuramente oggi noi vediamo la prima risposta, i primi, diciamo, conseguenze tipo sanitario, ma non vediamo ancora il disagio che questa situazione comporterà per i prossimi anni. Allora, dobbiamo ricordare che la cooperativa nasce per dare lavoro ai soci. La possibilità di garantire un posto di lavoro e la serenità a tante famiglie è una grande motivazione. Se poi è anche supportata dai sorrisi e comunque dal benessere che riusciamo a trasmettere a tutte le persone che sono affidate a noi, ovviamente è quel mix di motivazione che ci fa oltrepassare ogni difficoltà.